Buon pomeriggio a tutti ragazzi dal vostro appunto Rames Curva Nord. Allora ragazzuoli belli, ascoltatemi bene. Video importantissimo, si parla appunto campionato falsato. Ora vi dico la mia. Appunto, da tifoso che sono della Serie B, che cosa ho visto io e che cosa ne penso io di questo campionato falsato. Allora, Juventus-Inter si doveva giocare appunto a porte chiuse per il problema del coronavirus, poi di punto in bianco, boom, la Juventus decide di non far giocare questa partita nemmeno a porte chiuse, non rimborsando i biglietti ai tifosi, uno, e due, di non giocarla. Che cosa ne penso io? Una grande puttanata fatta in casa Juventus. E questa volta ve lo dico con francamente con tutto cuore, tanto che ho sempre massacrato in passato e vi continuerò a massacrare a prescindere. Certo che voi come falsari campionati siete l'asse in questo momento dove appunto si respira un'aria italiana di depressione, voi come società che siete sempre stati d'esempio avete fatto sta merdata. E praticamente state facendo siete ridicoli. C'era appunto, ho letto in uno striscione della tifoseria interista dove dicevano appunto Calciopoli 2 e sinceramente ne penso anche io che questa merdata che state facendo fate veramente ridere, state rovinando uno sport veramente bello, perché lo sport del gioco del calcio, signori, se siamo qui appunto, lo sappiamo tutti che è lo sport migliore del mondo, dove ci amiamo, ci scanniamo, ci umiliamo a volte e a volte ci unisce anche lo sport, ma questa volta la Juventus veramente hai fatto ridere, veramente. A me a parte mi hai sempre fatto ridere, però io con questi qua ti ricordo che nel 2000 ti hanno levato uno scudetto che poi andò alla Lazio. Io questo qua te lo vorrei ricordare. Calori, tanto per. Quindi c'è poco da fare. Hai rovinato un campionato, stai rovinando un campionato, sta danneggiando praticamente l'andamento del campionato. Già che non si respira un'aria chissà come in Italia con tutti questi problemi che in questi ultimi giorni percorrono tra coronavirus, tra cazzi, mazzi e stramazzi, poi voi rovinate anche la cosa più bella che a tutti noi italiani, a tutti noi appunto amanti del calcio, ci levate anche lo sport e a questo punto, guarda, fate veramente ridere. Io non capisco il senso di aver. E poi non paghi, non risarcisci manco i biglietti, guarda. Io vorrei capire appunto ma che società siete, perché se voi vi definite la classica società per eccellenza con un certo principio e vi sentite anche la signora di sto cazzo siete in questo momento. Siete proprio scesi in basso come non mai, perché dopo la sconfitta con il Lione, taccate, voi andate a rinviare la partita contro i nerazzurri. C'è poca coerenza in quello che fate, carissimi juventini, società in primis e tutti quanti. A me, francamente, non mi cambia nulla. Il mio campionato sta volgendo tranquillamente, svolge regolare, ma a vedere però chi vuole vedere il calcio a prescindere a 360 gradi come quello che mi sto vivendo io in questi ultimi periodi, è pure giusto che io voglia vedere lo sport è quello sano, ma di sano in questo momento non c'è nulla. E lasciatemi dire, siete veramente delle merde umane, come sempre siete stati. Questo vi fa scendere di stile, a parte non c'è mai uno stile se non questo. Di rubare appunto in questa maniera, siete da prendervi da ergastolo uno per uno, per come vi state comportando e per come state dando come esempio al calcio italiano, già che come squadra sappiamo tutti i precedenti che vi siete vissuti negli anni e non ci sono io qui a dire come stanno le cose, quindi non sono di certo io qui a dire appunto Juventus di che stile siamo, quindi lasciamo perdere. L'unica cosa che più che altro mi preoccupa è che vedere un campionato così mi fa ridere, anche per il gioco del calcio, per chiunque che segue lo sport. Non rimborsate i biglietti, rinviate le partite, una volta la mettete a porta aperta, una volta a porte chiuse, poi manca a porte chiuse e poi nemmanco rimborsate i biglietti. Fateci parte col cervello, se purtroppo siete intrippati e avete problemi di bipolarismo, curatevi.
curatevi, perché siete un ambiente malato, siete sempre stati malato, ladro per giunta. E quindi a me mi dispiace vedere appunto un campionato così sterile, così deprimente, dove appunto già si pensi che la Lazio gli abbiano consegnato lo scudetto che sta favoreggiando appunto la Lazio, questa cosa danneggia l'Inter e quant'altro. Fatto sta che questo campionato semplicemente mi sta facendo ridere. Pensare che una squadra di calcio come l'Inter deve andare a giocare forse a maggio 8 partite ogni 2 giorni è una cosa inconcepibile. Io proprio nel gioco del calcio, visto che faccio anche l'allenatore, quindi qualcosa ne so, no? Sul campo appunto, quello come si svolgono appunto allenamenti e partite, è disumano pensare una cosa del genere. Ma va bene così, voi siete sempre stati appunto la massima cupola di tutti i malefatti del calcio italiano, quindi dove ovunque voi andate fate danni, siete peggio di Attila, quindi lasciate perdere. Io sinceramente sono semplicemente disgustato a vedere un campionato di Serie A appunto in questo stato. Non mi compete, questo sì, però io che sono una persona appassionata del pallone e di questo sport posso dire quel cazzo che voglio, quello che voglio. Di certo non è vedere questo schifo di fronte a tutto quanto. Con questo ragazzi è tutto, lo sapete che appunto ormai Rames vi dice sempre le cose in fascia, non ci ha mai avuto vergogna, paura e tensione di andare in fascia a dire sempre ciò che pensa e questo è il mio pensiero. Se poi siete, poi può essere condivisibile, potete anche venirmi a insultare, tanto dei vostri insulti Juventini. Ecco come qua, me ne sbatto proprio l'immerito cazzo. Fate una bella cosa però, fate pace col cervello e cercate di rendere questo sport uno sport che si può ancora amare, perché così non si continua ad amare uno sport, e così si continua a non tollerare questo sport, continua a essere uno sport che purtroppo fa sempre più schifo, si pensa sempre al giro dei soldi, si spiega addosso a quello, e questa cosa è una cosa vergognosa, perché è veramente vergognoso pensare a un campionato falsato. E semplicemente queste cose io solamente in Italia le vedo, solo che in Italia, comandati dalla grande cupola chiamata Juventus. Vabbè. Contenti voi, contenti tutti, però peccato che purtroppo sarà che voi siete sempre l'unica squadra, uno contro il mondo. Ci sarà un perché miliardi di squadre vi stanno contro, tra le grandi e anche le piccole e quant'altro. E poi voi vi siete lamentati nel 2000 quando noi del Perugia vi abbiamo fatto perdere uno scudetto. Tac! Ti sta bene. È quello che ti sei meritato. Pure troppo poco. Spero che un giorno il Perugia ritornerà in Serie A e ti farà vivere quei momenti che tu piangerai quando vedrai Renato Curi, tu piangerai. Perché almeno così ti levi dal cazzo e lasci un pochettino l'aria pulita a questo campionato, a questo sport che è bellissimo, ragazzi. Questo sport è bellissimo, ma in mano a certe persone, in mano a una società del genere, boom, casca giù come non mai. Vabbè, ragazzi, questo era il mio piccolo, chiamiamolo, no, sfogo, pensiero, tutto qua. Ci tenevo appunto a farlo. Vi invito appunto a iscrivervi al canale YouTube. Ragazzi, mi raccomando, lo sapete già. Obiettivo 5.000. Chi è contro quel sistema di quei signori lassù, anche se sono un tifoso che sta laggiù, comunque sempre insieme appunto per questo sport, per renderlo sano e pulito soprattutto. Un saluto a tutti, ragazzi, dal vostro Cartal Curvanotto.